ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è teco, benedetta sei tu fra le donne. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo. Egli porrà in nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuol dell'Altissimo e il suo regno non avrà mai fine. Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Ecco, io sono l'ancella del Signore. Siammi fatto secondo la tua parola. Cara cugina, che tu sia forte e benedetta. Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, e il bambino mi è per giubilo balzato nel seno. Ecco, vi recco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom.
Shalom.